Ciao a tutti ragazzi, in questo video quello che voglio mostrarvi è l'equipaggiamento che dovrete mettere, o almeno io vi consiglio di utilizzare per quanto riguarda la modalità New Game Plus in God of War, per la modalità un vero God of War. Poi va bene anche per altre modalità, però in un vero God of War, dato che appunto è più complesso, anche se la partita in sé scorre assolutamente liscia, se non magari per l'ultima Valkyria e magari Baldur alla fine. Almeno io con questo equipaggiamento li ho sciolti i nemici. Vi mostro come impostare Kratos per avere un settaggio diciamo il più equilibrato possibile. Allora, senza troppi preamboli, corazza di Ares in alto per la forza e la ricarica soprattutto. Ce ne sono anche altre che hanno ottime caratteristiche, ma che uniscano queste due caratteristiche insieme è questa: forza e ricarica le unisce benissimo e dà anche parecchio di difesa. Dato che appunto avevo puntato col primo punto sulla forza, ho poi dopo messo Valkyria. Allora, perché della Valkyria prende sempre i 5 caratteri essenziali del personaggio e li potenzia. Però mettendo tutti solo pezzi della Valkyria mi sarei ritrovato, vedete, la forza l'aumenta sempre molto poco. Vedete, le caratteristiche sono sempre uguali, ma la forza è poco, non mi piace questa cosa. Quindi ho puntato sul punto alto almeno per la corazza, con la per la forza. Poi per quanto riguarda il talismano, se siete persone che abbozzano parecchi colpi ve lo consiglio. Io lo utilizzo per il fatto che posso inserire all'interno 3 castoni, cioè al massimo livello 3 castoni. Tanti talismani non ve ne fanno mettere uno solo in modalità plus, e nella versione standard non si mette proprio nulla. Quindi questo è ottimo, considerate che anche in standard ve ne fa mettere 2. Quindi molto comoda questa cosa, perciò l'ho inserito. E se a me non succede molto spesso in realtà, perché comunque se entrerete nel canale mi piacerebbe li guardaste anche, ho sconfitto tutte le Valkyrie senza subire nemmeno un colpo. Per chi le ha affrontate sai, comunque sono ostici, quindi non farsi colpire neanche una volta mi reputo abbastanza bravo, ecco. Quindi non avrei bisogno del recupero salute, però comunque se ogni tanto abbozzi un colpo recuperi salute ed è molto comodo per questo. Le statistiche alla destra le vedete: 318 di forza, 266 di runico, 337 di difesa. La vitalità è minore perché ho talmente tanto di difesa che i danni che subisco sono veramente pochi. Fortuna e ricarica molto alta. Ora vi spiego perché quindi questo settaggio. Allora, ho puntato a questa armatura per fare in modo che la forza fosse alta, il runico anche, la difesa è elevata ma si può aumentare parecchio se noi ad esempio usassimo anche in alto, faccio un esempio, corazza della Valkyria l'aumenta ancora e il runico ancora di più. Però dato che utilizzo molto il Kratos base, il runico anche tanto, però principalmente vado di pushing pesante, e avendo anche Atreus che mi aiuta parecchio con i danni, ho fatto questo settaggio con la ricarica molto alta, perché praticamente quando voi andrete a terminare un attacco runico l'avrete praticamente già tutti caricati. Adesso ve li mostro. Allora, per prima cosa, in ordine, i castoni all'interno dell'armatura. Allora, questo aumenta solo la forza, in più gli attacchi a distanza. Poi l'occhio del regno esterno, che aumenta tutte le caratteristiche, non vi dà nessun vantaggio in più, e questo lo cambia a seconda dell'esigenza. Fisso, frammento di tir, che come vedete io aumento molto solamente le caratteristiche, perché essendo appunto, ripeto, mi reputo abbastanza bravino, quindi non voglio troppi aiuti da parte dei castoni, e quindi la maggior parte aumentano solo le statistiche. Questo aumenta la distanza di quando si schiva, mi piace il fatto di schivare più a distanza. Questo indebolisce i nemici 115 metri, molto utile. Cuore della Valkyria, cuore di Svartalfheim, sono un romantico a quanto pare, ho molti cuori. E poi nel castone, nel talismano, ho inserito stemma intagliata del potere runico, anima di Anvari e poi squama del possente. Questi qua io li cambio a seconda dell'esigenza, anche questi non sono fissi, e quindi vi consiglio di mettere al massimo anima di Anvari, lasciato, perché comunque sono sempre delle caratteristiche insieme. Questi due magari li deviate a seconda del momento. Poi per quanto riguarda le armi vi faccio vedere quello che ho impostato come attacchi. Allora, sferzata di Utgard la lascio sempre fissa, fa parecchio danno, dovete però usarla al momento giusto perché vi lascia scoperti per un breve periodo di tempo. Questa la utilizzo perché mi piace fare il cazzone, è carina come mossa, comunque vi blocca tutti
gli avversari, non che li stordisca, ma mentre lo utilizzate i nemici vengono rincoglioniti, quindi non vi attaccano. Ed è molto bello esteticamente, ma di base ho sempre utilizzato l'incudine di Baldi. Questa qui, al massimo livello, poi dopo alza anche la... La faccio vedere. C'è l'altro attacco, fa male, ma non tanto quanto questa, questa. Davanti a me faccio veramente devasto. Poi non me la farà cambiare, aspetta che si ricarica. Però vedete già con che velocità si stanno ricaricando, guardate. Praticamente adesso già a breve li posso utilizzare. Nel frattempo ho usato questi due, magari, no? E come vi faccio vedere, ma adesso mi metto due di danno e già c'è una di questa. Avere questa impostazione da ricarica alta vi aiuta parecchio, perché cazzo, ci avete già subito tutto pronto. Allora, poi invece, per quanto riguarda appunto la del caos, ho messo la carica di Sparta e il colpo di Iperione. Non vi sto a rispiegare il perché, i perché li avete capiti, sono questi. Mo io rimetterò l'anello di tamburo come arma per Kratos, perché mi piace una cosa più estetica di utilitaria, perché questa qui dell'incudine è molto utile. Però anche quella è buona. Questo per quanto riguarda Kratos. Atreus invece, tunica del campione, non serve neanche che vi dica il perché. Prende tutte le caratteristiche delle sottoarmature che ci sarebbero in una versione standard, tutte. Ci sono poi gli altri che vince l'Ede, abito di allenamento spartano, questo dice uniformi di allenamento, aumenta enormemente il danno di mischia di Atreus e diminuisce il tempo di ricarica delle frecce, veste del cacciatore, abito dell'ultimo gigante, effettivamente è l'ultimo, solamente che, vabbè. Ovviamente ognuno di questo ha, cioè, nel senso, c'è il pro e il contro, però per me questa è la migliore, cioè almeno a me piace più questa. Per i mesi aumenta enormemente il danno da mischia, a velocità di recupero di Atreus, diminuendo inoltre il tempo di ricarica delle frecce. Poi ovviamente vedete questo, sono più o meno tutti simili, quindi reputo che questa sia la migliore perché le prende tutte quante le caratteristiche. Lo scudo è solo un'estetica, non cambia niente. Però vabbè, io li ho tutti e niente, adesso ho impostato questo perché l'avevo appena sbloccato, il mio Game Plus è un vero God of War ed era carino. E niente, io spero che il video vi possa essere di aiuto. Nel canale trovate i video di me che appunto ho aperto il culo a tutte le valchirie senza subire danni, o mi farebbe piacere li vedeste. La guida completa di God of War per avere tutti i collezionabili e per il trofeo. Farò la guida per God of War Ragnarok, sicuramente. Quindi vi consiglio di seguirmi per avere appunto poi la guida pure per quel gioco. Che bello, bellissimo. Poi vi faccio vedere pure l'impugnatura che ho utilizzato per Kratos. Allora, come dicevo prima, a me piace più la statistica che il vantaggio in battaglia, perché non mi servono molto. E ho messo l'impugnatura del guerriero versatile. Ragazzi, questa 22 a tutto, per quanto le altre pure siano buone e che hanno ognuno la propria abilità, vedete, ognuno c'ha la sua, non è che non servono, questo ad esempio è molto interessante, però questo aumenta tutte le caratteristiche 22, cazzo è tanto. Poi lasciate perdere che queste potenziate arrivano a 20, pure di più, ad esempio la forza viene aumentata parecchio, la ricarica quasi raggiunge 22, però con questo siete sicuri, avete tutto almeno a 22. E quindi io ho impostato questo. Ripeto, ho sconfitto tutte le valchirie più Renew Game Plus, quindi ci sciogliete la gente questo settaggio, ma ognuno ovviamente deve scegliere come meglio si trova. Questo è solo un consiglio. Fatto ciò, vi ho già detto che nel canale trovate tutto il resto, guardate sempre le descrizioni dei video, cerco sempre di mettere in descrizione, se no basta andare in playlist è tutto ordinato, quindi mi dà una mano anche a me per permettere a voi di vedere i video, perché essendo che io faccio tutto col cellulare, non potete capire per me che casino spostare i video da PS4 al cellulare, cercare di fare quel piccolo di script e qualcosa per renderli un po' migliori, le copertine e inserire il video. Quindi se mi seguite mi fate un piacere, sarebbe una soddisfazione vedere che qualcuno si ricaga a questi video. E niente, per adesso vi saluto, ciao.